Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ed ecco l'occorrente per i nostri barattolini golosi al pistacchio. Allora, 250 grammi di ricotta. Io ho questa confezionata, ma se l'avete di pecora è molto meglio. La mia è un po' un dolce di recupero svuota frigo oggi. Una confezione da 200 grammi di yogurt greco. 3 cucchiai di zucchero, dei biscotti al cioccolato, io questi userò circa 6 biscotti, granella di pistacchio e Nutella di pistacchio, un pochino di cioccolato fondente che triturerò e dei contenitori per mettere a punto il nostro dolcino. Io ho qui questi barattolini, con questa ricetta ne verranno circa dai 4 ai 5 a seconda quanto siete golosi. In una ciotolina versiamo lo yogurt e la ricotta e mettiamo anche i 3 cucchiai di zucchero, 1, 2, 3, più o meno pieni a seconda del grado di dolcezza che preferite, e mescoliamo. Vi consiglio, una volta mescolato ben bene lo zucchero allo yogurt e la ricotta, di assaggiare. Perché se vi sembra ancora troppo acido, potrete correggere aggiungendo un altro pochino di zucchero. Era da tanto che mancavamo. Salutaga! Salutaga! È arrivato il momento di aggiungere, del tutto facoltativa la quantità, potete esagerare come no, io per esempio non esagererò, un po' di granella di pistacchi. Ne aggiungerò 2 cucchiai. Metto un attimo da parte e trituro sottilmente tutto il mio cioccolato. Prendo il cioccolato e pumpete dentro. Che bel rumore che fa la nostra cremina, è piena di cose buone. Mettiamola un attimo da parte e prendiamo i nostri biscottini. I miei sono monoporzione e io ne approfitto e li sbriciolo direttamente all'interno delle bustine. Pensate al vostro più amichevole nemico, proprio stringete così. Capito? Come se fosse la sua testa. No! Che stai pensando? Non lo voglio sapere. Innumerevoli, non basterebbe, invece vorrebbe il pacchetto da un chilo. Cattivo! Ecco. A tutti i miei amici più cari, nemici anzi più cari, questo è quello che ti meglio. Dai, smetti di gara a spazio di gran biscotto. Eppure un buono anche con i biscotti, li ha lasciati tutti a pezzi grossi. Allora, apriamo i nostri barattoli e mettiamoli qua. È giunto il momento di aprire anche lei. Apriamo il primo pacchettino e versiamo un po' del contenuto in ognuno dei bicchieri e versiamo un goccio di Nutella sulla base di ognuno, in modo che fino all'ultimo cucchiaino ci si arrichiamo. Quindi col cucchiaione riempiamo. I più bravi lo faranno con la sacca poche per non sporcare i margini. Ancora biscottini. Quindi rimescoliamo e farcitura al pistacchio. E proseguiamo a riempire. Voilà! Con uno stuzzicadenti allargo il pistacchio così e lo mischio un po' alla ricotta nella parte superiore. Questo è del tutto facoltativo e a me piace così perché richiama poi il pistacchio su tutta la cucchiaiata. E dopo aver distribuito il pistacchio su tutta la superficie
Guarniamo con un pizzico di granella. In frigo per 2 orette prima di servire, e il dolce per la domenica da ultimo minuto è pronto e gustosissimo. Vi lascio alle foto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e buon dolce!